Beh, alle 4:30 prima della scuola, vai. Nonostante tutto questo, appunto, negli anni è stato appoggiato non soltanto da politici ma anche da intellettuali e da scrittori, perché sono stati scritti tanti libri negli anni sul Forteto, raccontato come eccellenza. Nel 99 il primo libro, L'universo simbolico e le regole di relazione nel mondo del Forteto. 1999, non nel 70. Dal professor Giuseppe Ferroni. Poi nel 2003 esce La strada stretta, la storia del Forteto, scritto da Nicola Casanova con la prefazione dello storico, del famoso storico Franco Cardini. E nel 2008 ancora un altro libro, Il problema educativo, Don Milani e il Forteto, sempre scritto da Nicola Casanova e dal professor Giuseppe Fornari. Avete capito Fornari. Che succedeva al Forteto? No, scusatemi, perché a casa non tutti lo... Avete capito che cos'era il Forteto? No, rifacciamoli vedere questi libri, perché sennò uno pensa che c'è stato un errore. Il Forteto ha avuto 58 bambini, almeno 58 bambini, che sono stati abusati e soprattutto plagiati, cioè nei confronti delle loro famiglie che sono state accusate ingiustamente, gli hanno creato una vita. Lara è soltanto una delle testimonianze e queste cose sono avvenute fino a ieri, non negli anni 70. Negli anni 70 l'hanno arrestato, ma fino a ieri questa cosa è avvenuta. Chi era il fondatore del Forteto e la tua intervista che avevo annunciato prima e la tua tentativo di intervista, Pablo, vediamolo in questo servizio di Girardini. Dai modi bruschi e scurrili, sempre pronto ad usare le mani e abbassarsi i pantaloni. Così viene descritto Rodolfo Fiesoli nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze, confermata in Cassazione. Queste le immagini 20 giorni fa del suo arresto dopo la condanna a 15 anni e 10 mesi di reclusione per gli abusi sessuali e le violenze nella comunità del Mugello. Per tutti era il profeta, padre padrone di questo regno della vessazione. Orco impositivo e violento dentro il recinto della comunità mentre fuori recitava il copione di pedagogo istrionico, guadagnandosi con complice clemenza il sostegno delle istituzioni rimaste sorde e cieche anche dopo la prima condanna nel 1985 per atti di libidine violenta e corruzione di minorenne. Guardate come si nasconde alle telecamere delle Iene. Esoli, ma perché si nasconde? Su, ci sono un sacco di ragazzi che chiedono una risposta. Di che si vergogna? Qua ci sono 30 anni di abusi, di molestie, di pestaggi, di violenze sessuali. Cioè non ha niente da dire proprio? Siete dei rompicoglioni. Noi siamo dei rompicoglioni. Voglio bene. Ed ascoltate la telefonata con Cruciani e Parenzo nella Zanzara, Radio 24. Tu hai abusato di bambini. Ma che bambini? Bambini. Hai abusato di bambini. Prima condanna nell'85, poi perché non erano bambini? Ma cazzo. Quanti anni avevano, scusa? Ti voglio bene, guarda. No, io non ti voglio niente. Io, se mi date un giorno di galera, io voglio scoprire la fame e sono a morire. Fofo lo chiamavano da giovane quando con il suo gruppo di amici frequentava la parrocchia della Querce a Prato. È lì che con il suo rozzo carisma comincia le predicazioni contro i valori della famiglia tradizionale. Pur essendo omosessuale, scritto nella sentenza, lo nascondeva per poter imporre come percorsi terapeutici pratiche sessuali finalizzate in realtà al suo esclusivo piacere. Del resto, un'omosessualità dichiarata lo avrebbe allontanato dal consenso della comunità esterna, dal mondo politico e istituzionale. Ce n'è abbastanza per considerare come un inquietante corollario la presenza del suo nome al terzo posto della lista redatta dalla squadra speciale della polizia come sospettato dei delitti del mostro di Firenze, mentre nella stessa provincia un altro apparato dello Stato continuava ad affidargli bambini da salvare.